Buonasera a tutti, sono Rosanna Moneta dell'Unicef a Saronno e siamo arrivati al percorso finale dello scambio di mail art con la nostra città degli amaretti, possiamo dirlo, e l'ambasciata di Udzupis in Lituania. I nostri ragazzi hanno spedito le loro buste artistiche all'ambasciata di Udzupis e quelli della Lituania le hanno mandate a noi e oggi sono qua esposte, dove il messaggio era la promozione della Convenzione dei diritti dell'infanzia a sostegno della campagna Io come tu, ma i nemici per la pelle. Devo ringraziare il Museo delle Industrie di Saronno perché è sempre disponibile nell'accogliere iniziative di promozione culturale e etiche a livello educativo, grazie alla professoressa Dea, che mi sembra doveroso sottolinearlo. E devo dire che questa è stata un'esperienza bellissima perché i bambini e i ragazzi ci hanno insegnato che non ci sono barriere e da loro dobbiamo imparare come vivere, come scambiare le comunicazioni e condividere gli obiettivi comuni che per un mondo nuovo è possibile. Adesso darei la parola alla mia professoressa preferita perché mi piacerebbe ritornare a scuola con una prof così attiva, così lei può darci tutti quei suggerimenti educativi a livello proprio della scuola. Grazie Rosanna. Allora, che dire? Intanto che sono felicissima, come già stato anticipato da Rosanna, di ospitare queste meraviglie create proprio dai bambini di Vilnius, che hanno accettato così questa proposta partita quasi, quasi in sordina, quasi senza sapere neanche quale fosse il risultato. Per cui abbiamo gettato così l'amo ai nostri ragazzi, alcune scuole del territorio saronnese hanno partecipato, l'anno prossimo speriamo che la partecipazione sia maggiore. Hanno realizzato delle mail art e le hanno spedite proprio con lo scopo di creare un gemellaggio, nel senso un dialogo artistico con questi compagni che visivamente non conoscono, ma virtualmente attraverso appunto questi messaggi mandati e scritti sulle mail art possono ricevere e creare quella che è globalizzazione, io direi di sì, anche globalizzazione si può intendere in questo senso. In un periodo storico così difficile abbiamo bisogno di sottolineare quanto è importante la cultura. E la cultura sicuramente porterà risultati a lungo termine. Non si può lavorare oggi sperando di trovarli già subito domani. Ma siccome noi crediamo, così come crede Rosanna, così Giampaolo, insomma, noi che ci siamo trovati a unire le forze in questo progetto e in tanti altri, insomma, crediamo che i ragazzi vadano educati. Educati alla collaborazione, al dialogo, all'incontro con l'altro, al rispetto. E questo parte proprio da una carta che purtroppo pochi conoscono riguardo all'importanza che ricopre, ossia la carta dei diritti dell'infanzia. Io sono abituato oramai da anni a lavorare con i miei ragazzi proprio sui fondamenti della carta. Io la chiamo dell'Unicef, giusto per far capire ai ragazzi su cosa lavoriamo. E abbiamo esposto proprio i diritti fondamentali anche noi qui al museo, per cui salute, famiglia, nome, nazionalità, parità di trattamento, partecipazione. Siamo tutti uguali. Ma questo essere uguali, questo creare una società orizzontale, non vuol dire che ognuno annulli la propria individualità e la propria personalità. Vuol dire che all'interno ognuno porta quello che ha di bello in sé, ma che in questa società tutti devono avere le stesse opportunità. E quindi noi abbiamo provato così. E ricevere tutte queste buste, che tra l'altro sono bellissime, devo dire, veramente alcune sono fantastiche e poi sono tutte belle perché sono state fatte col cuore, ci ha riempito di gioia, ci ha fatto capire che a volte anche la fatica, l'incertezza, oddio, si fa, non si fa la risposta, porta sempre a qualcosa di buono. Per cui io sono veramente felice, soprattutto felice di ospitarla in un luogo di cultura come il nostro museo.